Buonasera a tutti i web spettatori per questa nuova puntata di Open Market, spazio economia e mercati che va in onda su Liberi TV. Siamo di nuovo qui dopo un mesetto di assenza per dei contrattempi che c'erano stati, per cui non eravamo potuti. E riprendiamo il discorso lì dove l'avevamo lasciato, cioè ancora in una situazione di precarietà per quanto riguarda il debito pubblico, le questioni sul debito pubblico europeo, che anche se negli ultimi giorni sembra l'attenzione essere quantomeno leggermente scemata, restano al centro comunque dell'attenzione dei mercati finanziari. E allo stesso tempo, però, successivamente all'elezione di Obama e al nuovo segretario del Partito Popolare Comunista Cinese, bisogna registrare che iniziano ad aversi problemi, anche se non li trovate ancora sulla stampa, sia con ciò che comporterà il peso del debito pubblico giapponese, sia con ciò che comporterà sul palco dei mercati finanziari. Il peso dei debiti pubblici dei paesi che in questo momento sono ancora considerati virtuosi, in particolare degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Germania. Tra le altre cose, i ministeri a fine anno dovrebbero essere rinnovati il fiscal cliff, cioè l'accordo per cui all'inizio di questa crisi successivamente. Il Senato e il Congresso americano hanno approvato una serie di tagli alla pressione fiscale e altre misure che sono servite in qualche modo a far sì che gli Stati Uniti riprendessero in questi ultimi 2 anni in parte il terreno perduto in termini di prodotto interno lordo, in termini di ripresa economica. Certo, è stata una ripresa economica non di grossa portata rispetto al passato, ma considerando la situazione attuale, quella che è la situazione attuale, con un debito che pesa enormemente sulle spalle dell'Occidente e che sta richiedendo sacrifici che a loro volta comportano tassazioni e tagli di spesa che insieme al restante andamento dell'economia contribuiscono a un andamento negativo, beh, considerando questo, quella po' di crescita che c'è stato negli Stati Uniti è servito molto a quantomeno a non far tracollare ulteriormente dopo quello che già avevano fatto i mercati finanziari. Tant'è che negli Stati Uniti abbiamo potuto assistere dal minimo fatto registrare nel 2009 a 666 punti di Standard & Poor's, l'indice principale della borsa di New York, abbiamo potuto assistere a un rialzo di oltre il 100% con un massimo fatto registrare quest'anno a settembre a 1.040 4 punti. Beh, da allora in poi, già prima delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, è iniziata una lenta discesa degli indici americani e a ruota di tutti gli altri. In parte la scusante addotta sui mercati e sui mass media in generale è stata quella ancora del debito pubblico europeo, degli aiuti alla Grecia, dello spread in Italia e in Spagna. Ma è anche vero che gli Stati Uniti fino ad allora erano riusciti ad avere un mercato in crescita perché avevano gli utili delle aziende in crescita. Probabilmente invece il calo è soprattutto dovuto al fatto che gli utili anche negli Stati Uniti stanno migliorando e che si aspetta un rallentamento economico di grossa entità. Tra le altre cose, se non dovessero i democratici in congresso entro fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, riuscire a rinnovare il fisco, serie di misure di agevolazione sulla fiscalità per dare stimolo all'economia, è chiaro che questo comporterebbe un peggioramento decisivo e di ampia portata in giro di breve termine, con ribassi sostanziali sui mercati azionari. Ma anche a bocce ferme, cioè considerando che tutto vada in porto, che il fiscal cliff venga rinnovato, in qualche modo ci siano altre misure messe in campo dal Congresso americano,
Inoltre, considerando anche che la Federal Reserve nel frattempo si è mantenuta le mani libere con un nuovo quantitative easing, cioè decidendo di comprare almeno 40 miliardi di dollari al mese di titoli di Stato americano, comprandoli su scadenze brevi e vendendoli su quelle lunghe, e addirittura potendone, lasciando, riservandosi lo spazio per comprarne addirittura ex novo. Questa misura di stimolo finanziario che va ad immettere comunque sostanzialmente liquidità nei mercati finanziari, quantomeno sta contribuendo affinché le discese sui mercati non siano di corposità molto più enorme, corposità più enorme rispetto a quelle che attualmente stiamo vedendo, che possono essere considerate dei semplici indietreggiamenti per il mercato. Ma fatto questo come quadro, diciamo, più o meno generale, e andando un attimo a vedere anche la situazione geopolitica che si sta determinando nell'ultima settimana, e cioè da una parte con proteste in tutta Europa, sedate piuttosto violenta da parte delle forze dell'ordine, alle quali comunque va dato atto che si trovano di fronte a folle a volte, insomma, che non sempre hanno comportamenti non violenti. Certo, insomma, da una parte e dall'altra ci sono degli errori, dei comportamenti violenti che sarebbe bene non vedere. Ma è anche vero che c'è un'esasperazione in giro, quindi bisogna anche capire chi protesta, perché c'è una politica di rigore in atto in Europa che dovrebbe servire a far rientrare i debiti pubblici, soprattutto dei paesi non virtuosi, ma che in realtà, come era facile aspettarsi, come qui noi già dicevamo da un po' di tempo, ma non come voce isolata, perché basta girare un po' su internet o anche su qualche mass media o altro non troppo allineato rispetto al potere, leggere degli economisti molto, insomma, economisti con cattedratici, non certamente quindi della nostra bassa levatura, ma di levatura molto più alta, i quali con delle analisi molto puntuali dimostrano come delle politiche di rigore, soprattutto se concentrate sull'aumento della tassazione piuttosto che sul taglio della spesa, soprattutto quella improduttiva, non fanno altro che, soprattutto in una situazione già critica di per sé, che diminuire drasticamente il prodotto interno lordo e quindi di conseguenza i consumi. E ciò chiaramente comporta diminuzioni degli utili societari, comporta disoccupazione e quindi, come conseguenze sociali, instabilità, proteste, riflesso sui mercati azionari, di bassi sostanziali. Cioè, per noi quindi il mercato azionario non è diciamo simulacro del benessere dell'umanità, ma è una sorta di termometro anche per ciò che avviene nel nostro Occidente, comunque negli altri paesi extra-occidentali. E insieme a queste proteste in Europa abbiamo assistito negli ultimi giorni all'escalation di violenza nel Medio Oriente, laddove al fronte già aperto in Siria, con le insurrezioni interne, sostanzialmente una vera e propria guerra civile, e con i due fronti aperti ai confini nord con la Turchia e al confine sud in parte con Israele, si aggiunge questa escalation di violenza tra Israele e sostanzialmente la popolazione palestinese limitrofa. Chiaramente, questo da accostare poi al contestuale scandalo che si sta manifestando in capo alle forze armate e alla sicurezza statunitense, con lo scandalo del capo della CIA Petraeus e del capo delle forze armate in Iraq Allen. Chiaramente una situazione di instabilità del genere non fa che contribuire ulteriormente ad aumentare la percezione del rischio geopolitico, e questo comporta ribassi sui mercati azionari ulteriori rispetto a quelli che già possono manifestare rispetto ad attese di utili in crescita, di utili in decrescita e consumi in discesa.
In questo momento i mercati, ecco, stanno apprezzando, per esempio sul petrolio, invece che è aumentato chiaramente proprio in virtù del rischio geopolitico in Medio Oriente, i mercati stanno apprezzando rischi di varia natura. Da una parte il rischio dell'entrata in una nuova recessione economica, di grossa portata negli Stati Uniti, e di un'ulteriore recessione, di un approfondimento della recessione in Europa. E allo stesso tempo stanno apprezzando anche il rischio che questo portare anche uscire fuori problemi anche di debiti pubblici di paesi non, al momento non ancora toccati e comunque considerati virtuosi, e allo stesso tempo il rischio geopolitico che ciò che avviene in Medio Oriente possa trasformarsi in un conflitto un po' più esteso. Quindi, sostanzialmente, rispetto a quando ci siamo lasciati l'ultima volta, le tendenze che erano già in atto allora non fanno altro che manifestarsi in maniera sempre più forte, ravvicinata e anche più virulenta, se ci consentite questo termine. Da questo punto di vista, allora, quello che ci aspettiamo sui mercati è un'ulteriore discesa, in particolare sull'indice MIB del mercato italiano. Mi aspetto una discesa di almeno un altro 10% dai livelli, di almeno un altro 7-10% rispetto ai livelli fatti registrare oggi, quindi attorno ai 13.500 punti. E per il mercato americano, sullo standard del pure 500, rispetto al prezzo attuale attorno ai 1.350 punti, cioè, rispetto alla mia analisi, di un ritorno almeno in area 1.300-1.280, quindi con un ulteriore ribasso che va dal 3 a un 6-7%. Chiaramente, visto che veniamo già da una settimana intera di ribassi, è probabile che la settimana prossima, agli inizi, avremo alcuni rialzi per poi ritornare a sprofondare verso il basso, se non cambiano, se non mutano le condizioni di cui abbiamo discusso sinora. Allo stesso tempo, sulle materie prime avremo dei ribassi, perché se i ribassi sui mercati azionari sono dovuti anche in parte all'attesa e anche alla già presenza di rallentamenti dell'economia statunitense, di peggioramenti della recessione in Europa, è chiaro che anche le materie prime, soprattutto quelle non preziose, subiranno ulteriori ribassi. In tutto questo, invece, l'oro e l'argento, che in situazioni normali, laddove avessimo assistito a ribassi di mercato semplicemente dovuti avremmo assistito sicuramente anche a ribassi più sostanziosi nel prezzo dell'oro e dell'argento, invece, stanti i rischi geopolitici e i rischi sui debiti sovrani, è probabile che in questa fase di discesa non diciamo che l'oro e l'argento aumenti addirittura, ma quantomeno possa avere dei ribassi contenuti e che comunque non siano tali da pregiudicare la tendenza di lungo termine che da mesi ormai stiamo sostenendo. Cioè, noi nella nostra analisi, nell'analisi che abbiamo fatto, considerando i rischi geopolitici e questa situazione di disordine generale che c'è, di riassetto degli equilibri a livello mondiale, per noi la tendenza di lungo termine sull'oro resta al rialzo, e così anche sull'argento. In particolare, se dovesse l'oro superare il livello che ha toccato a settembre, dei 1.790 dollari l'uncia. Superato quel livello, si dovrebbe andare verso i massimi storici che ho fatto registrare ad agosto 2011, a 1.913-1.921 dollari l'uncia, e dopodiché, superati quel livello, da una parte, insomma, saremo felici di assistere a un ulteriore balzo dell'oro almeno fino ai 2.100 dollari l'uncia, dall'altra parte saremo dispiaciuti perché dovesse avvenire questo movimento, probabilmente vuol dire che ci troveremo di fronte a disordini sociali, a situazioni di instabilità nei debiti pubblici e quindi nella governabilità stessa dei processi economici da parte degli stati, tale che il disordine attuale potrebbe
gran lunga peggiorare, e quindi da questo punto di vista non sarebbe proprio una cosa che ci possa fare molto piacere. L'augurio sarebbe, insomma, che tutto si risolva, ma si risolva e poi che l'oro vada al ribasso, ci potrebbe anche interessare di meno. Il problema è che le tendenze in atto che osserviamo sembrano andare tutte nella direzione di un ulteriore aumento del caos. Bene, quindi in questo senso è ancora valida la nostra visione di medio-lungo termine in cui togliere tutti i debiti pubblici dai portafogli, acquistare azioni sui ribassi consistenti, quindi se si dovesse arrivare ai livelli che ho indicato di indice italiano e di indice statunitense, sicuramente è consigliabile iniziare a riacquistare per chi non ha fatto, anzi per chi ce l'ha fatta, a riacquistare parte delle azioni, per chi non l'ha fatto ancora, di posizionarsi sulle azioni a un livello di prezzo più economico. In particolare, sempre da privilegiare le azioni di società quotate che offrono prodotti la cui domanda è sostanzialmente rigida, cioè di quei beni cosiddetti a domanda capziosa, per cui anche di fronte a un grosso rallentamento dell'economia i consumi su quei beni vengono comunque effettuati, benché in misura minore. E pensiamo sicuramente al comparto energetico, in particolare il comparto dell'energia elettrica, pensiamo al comparto dei servizi pubblici e al comparto poi del petrolio, non solo dell'energia, ma anche perché a fronte del rischio geopolitico ci potrebbero essere ulteriori apprezzamenti proprio dovuti a ciò. Quindi potremmo assistere a una stabilità dei prezzi sui petroliferi o comunque a un aumento, non solo dovuto al fatto che comunque come è un bene che bene o male anche in situazioni di crisi viene consumato anche se bene in misura minore, ma anche perché avendo scorte di petrolio queste aziende potrebbero vedere il prezzo delle loro scorte aumentare in virtù dell'aumento del prezzo del petrolio. E quindi ancora una volta la tendenza è acquistare azioni, acquistare beni privati, soprattutto di aziende che producono utili o potrebbero produrre utili benché minori, ma comunque produrli anche in situazioni di recessione, anche di forte recessione, e soprattutto se hanno dei beni tangibili nel loro attivo, quindi se hanno immobili o altri beni, infrastrutture e via dicendo, allo stesso tempo anche danni. E ancora anche abbiamo detto le utilities pubbliche e qualche poi le singole realtà aziendali andando a spulciare tra i bilanci potrebbero presentare delle occasioni interessanti di acquisto. Sui metalli preziosi reiteriamo lo stesso discorso fatto qui per le azioni che già abbiamo fatto in passato, cioè l'oro e l'argento da acquistare come forma di protezione rispetto all'instabilità politica, sociale ed economica che stiamo affrontando in questo nostro tempo. Certamente ci possono essere dei livelli migliori di entrata più ottimali rispetto a quello attuale. Diciamo che ci aspettiamo che l'oro possa anche ritracciare dagli attuali 1715-1720 dollari l'once fino anche a 1660 dollari l'once, questo senza per nulla compromettere la nostra visione al rialzo rispetto ai rischi che incombono sulla geopolitica mondiale. Allo stesso tempo, chiaramente, essendoci una correlazione molto forte tra instabilità e aumento, instabilità geopolitica e aumento del prezzo del dollaro, l'attesa è anche che l'euro si deprezzi rispetto al dollaro e per cui potrebbe passare dal cambio attuale di $1,27 contro un euro, si potrebbe arrivare fino a nostro avviso anche a $1,18 contro euro. A quel punto uno potrebbe pensare di cominciare ad aprire posizioni al rialzo sull'euro. Quantomeno aspetterei prima il livello di $1,25 contro l'euro, eventualmente se dovesse tenerlo fare qualche
primo tentativo di acquisto, dopodiché dovesse andare al ribasso, non acquisterei prima di 1,20-1,18 dollari contro euro. Certo, poi più in là, più a lungo, c'è uno scenario che prevederebbe addirittura, in una situazione molto, molto caotica, un euro anche fino a un prezzo dell'euro fino a 1,10 dollari, quindi un cambio 1,10 contro di dollari contro euro. Ma in genere, pochissimo tempo, ma richiedono degli andamenti ondeggianti che, ecco, da ribassi e rialzi poi ci si arriva gradualmente. Per cui ci concentriamo attualmente sul livello, soprattutto di sfondamento al ribasso di 1,27, dopodiché di mantenimento dell'area successiva 1,24,50, 1,25 fino a giù a 1,20. E così per l'oro, come dicevamo, attorno a 1660 dollari l'oncia, anche 1650 da entrare, da comprare, e magari volendo fare un'operazione di breve cabotaggio sui rialzi eventuali degli indici, dovessero rimbalzare dai livelli di oggi prima di scendere ulteriormente, si potrebbe pensare di vendere gli indici azionari e comprare qualche materia prima o i preziosi che sono scesi più degli 11. Quindi l'idea è soprattutto, come sempre, restare molto liquidi, a fare questi investimenti di lungo periodo sulle azioni e sui metalli preziosi, anche perché a mio avviso nei prossimi anni assisteremo a un riposizionamento della geopolitica mondiale, degli equilibri mondiali, tale che avere molta liquidità in questo momento da poter immettere in azioni, in metalli preziosi, ci potrà sicuramente, anche se dovesse capitare da qui a 6 mesi, perché ci aspettiamo ulteriori crolli immobiliari, affari immobiliari di un certo pregio potrebbero essere interessanti da utilizzare come difesa rispetto questo riequilibrio geopolitico che ci sarà in atto e che a mio avviso porterà ulteriori inasprimenti nella tassazione a livello occidentale, ulteriori instabilità geopolitiche e farà emergere il vero problema, e cioè il problema che questo sistema monetario basato sulla fiat money, che è stato esasperato con dei livelli di leva finanziaria eccessivi, è tempo ormai che diciamo, ha fatto il suo tempo, per cui una volta terminato il deleveraging sui derivati, sono sicuro, ho un'elevata percezione che entro il 2015, anno in cui la maggior parte del debito pubblico occidentale, il 50% circa, verrà in scadenza, non la questione sistema monetario mondiale, laddove assisteremo a dei nuovi accordi tipo Bretton Woods, sperando non per causa di una guerra, e credo, vista l'esperienza fatta a 71 quando il presidente Nixon dichiarò l'inconvertibilità del dollaro in oro, credo che in questo che visto questo andamento è probabile che ci si proponga un sistema monetario solo parzialmente fiat, e quantomeno molto più legato rispetto al passato a materie prime, o comunque legato in qualche modo al costo della vita, quindi all'inflazione. Chiaramente, sistemi monetari del genere non fanno sì che non vi possano essere certi ritmi di crescita, così come sono stati osservati in questi anni, a meno che questi ritmi di crescita non siano sostenuti da nuove tecnologie. E quindi mi aspetto anche che ci siano molti investimenti in futuro da parte degli stati, una volta risolti i problemi, in nuove tecnologie. Da questo punto di vista, allora il consiglio è anche in questi ribassi che ci aspettiamo sui mercati azionari, di acquistare aziende di biofarmaceutica, di tecnologia e di energie rinnovabili, o altre legate a queste tematiche, e che possono avere effettivamente un futuro rispetto alle ricerche e ai beni che producono. Magari se il valore ci fosse aziende che già oggi producono
redditi rispetto ai prodotti che offrono sul mercato, è chiaro che passo generalizzato a prezzi molto convenienti, una puntata, una percentuale del portafoglio anche su queste azioni sarebbe sicuramente da considerare. Bene, direi che credo che il nostro tempo sia a questo punto terminato. Avrei voluto parlare di tantissime altre cose. Ci siamo soffermati soprattutto su elementi tecnici del mercato, affrontando anche in parte tematiche politiche, avendo anche affrontato in parte queste tematiche politiche, sarebbe il caso, magari svilupperò in qualche prossima puntata, fare un approfondimento proprio sull'aspetto politico che sta contribuendo, a mio avviso, ad esasperare questa crisi economica e che per certi versi presenta molte analogie, non identità perché la storia poi non è mai identica, ma molte analogie con la crisi del 29 e il decennio successivo, e spero che questa analogia venga spezzata, perché sappiamo che nel 39, dove ci portò questo percorso, è sinceramente un percorso che non desidererei, che nessuno di noi può desideri rivedere, cioè quello di un conflitto mondiale. Infatti, anche nel 29, dopo alcuni anni di crisi, che fu prima finanziaria e poi di credit crunch, quindi di liquidità che non c'era nel sistema, quindi di stretta creditizia, ma il problema, uno dei problemi grossi che si presentò, di cui nessuno o pochi storici dell'economia parlano, o comunque parlano in maniera diffusa, è che anche allora ci fu un problema di debiti pubblici enormi in Occidente, tant'è che il passaggio un mese e mezzo fa della crisi della Christine Lagarde, Presidente del Fondo Monetario Internazionale, e che disse siamo a livelli di debito pubblico attualmente simili a quelli di una guerra, non fu casuale, ma era proprio un richiamo a quel periodo storico in cui nel 34-35 ci furono una serie di problemi a distanza di 5 anni dall'esplosione della crisi del 29, ci furono una serie di problemi sui debiti pubblici che fecero in modo da travolgere anche le economie che in quel momento andavano bene, come per esempio l'economia della Gran Bretagna, che rispetto alle altre borse vedeva nuovi massimi storici piuttosto che di bassi e che si dovette confrontare insieme ad altri paesi con problemi di debito pubblico importati anche non perché ne avesse l'Inghilterra, ma importati da altri paesi e soprattutto voglio lanciare quindi in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione un invito a chiunque dovesse trovarsi in ascolto a vedere questo video a promuovere presso tutti gli organismi politici possibili, presso tutte le persone impegnate o chiunque possiamo pensare di coinvolgere, a promuovere una IATA della finanza a livello internazionale. Cioè considerare questa analogia con la crisi del 29 e far sì che si svolgano a livello internazionale operazioni diplomatiche bilaterali o multilaterali per scongiurare questo pericolo che, a mio avviso, diviene sempre più incombente. Per il resto, ok, abbiamo detto come comportarci nei prossimi giorni sui mercati azionari. Mi aspetto un rimbalzo nell'inizio della settimana prossima, forse anche fino a quasi tutta la settimana. Dopodiché, vista la situazione, se questa dovesse essere non mutare e sostanzialmente non mutare, a quel punto sarebbe conveniente essere di passo per poi comprare a prezzi più contenuti e quindi sui successivi ribassi comprare di nuovo le azioni che si è venduto al ribasso, le altre attività finanziarie che si sono vendute al ribasso, assolutamente fuori da ogni tipo di debito pubblico, assolutamente fuori. E con quest'ultima battuta vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio tutti voi web spettatori e rinnovo l'invito ad incontrarci ad assistere alla trasmissione fra 15 giorni, cioè a venerdì 30 novembre, e
In più vi invito, se avete delle domande, se avete delle curiosità o qualsiasi altra cosa che è relativa ai mercati finanziari, all'economia e alla politica, alla geopolitica, per le influenze che questa ha sull'economia, senza indugio vi invitiamo a inviare delle email alla redazione di Liberi TV che mi saranno girate e a cui avrò molto piacere a rispondere. Vi lascio una buona serata. Un buon fine settimana, cose buone da Alfredo Coscia.